One that's rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovissimo video su Minecraft in Hardcore. E ragazzi, mettete un bel mi piace e non fate i tirchi ragazzi, perché so che questa serie vi sta piacendo. Quindi metti un bel mi piace se ti sta piacendo questa serie, e soprattutto se vuoi avere un'altra bella sfida di un'ora ragazzi. Vi è piaciuta allora la sfida di un'ora? Sì? Perché se vi è piaciuta noi continuiamo, ovviamente continuiamo, ne facciamo altre ragazzi. Se vi è piaciuta veramente la sfida di un'ora ragazzi, ne facciamo altre, non vi preoccupate, ve ne faccio altre. Ok, questo sarà un video invece breve come gli altri, breve, cioè breve è un parolone, perché alla fine comunque li faccio belli lunghi, quindi non avete proprio nulla da lamentarvi, ma 000. Ok, continuiamo stesso da dove ci siamo rimasti l'altra parte, lo so, vi sto semplicemente dicendo non vi preoccupate, taglio tutte queste scene per voi, e invece alla fine ve le mostro tutte quante. Sì, perché alla fine vi sta piacendo, lo so, perché ho visto mi piace, quindi metti un bel mi piace se ti sta piacendo la serie. Ti sta piacendo la serie? Certo, ovviamente. Ok ragazzi, se volete veramente un'altra sfida di un'ora, mettete un bel mi piace, e naturalmente scrivete anche in un commento: Raiton, voglio un altro video di un'ora. Però ragazzi, dovete seguirlo tutto, dovete seguirlo veramente tutto, tutto quanto voglio, tutto quanto. Ok, voglio vedere chi è veramente un mio iscritto e che seguirà tutto. Intanto dobbiamo tornare un po' qua a fare provviste probabilmente, e fare posare prima cosa un bel po' di roba, tipo tutto questo. Sì, quanta terra che ci siamo fatti. Che cacchio me ne faccio? Ah no, aspettate, questo qua lo sbatto da un'altra parte. Secchio d'acqua serve sempre. Magari andiamo a posare tutto di qua. Facciamo così, pappappero. No, il grano me lo terrei. Gli occhi li posiamo, i semi ci servono sempre. Questo lo posiamo. I bastoni ci servono. Cobblestone, ok, prendiamo questa qua. Ci andiamo a fare un bel po' di pale. Intanto qualche bravissimo scostumato che passa qui in zona, che con la musica naturalmente ad alto volume mentre io sto registrando. Ok, ci facciamo un bel po' di pale come sempre, e un po' di picconi. Se sentite i mob non fateci caso, ieri ho organizzato una festa e stanno ancora qui a darmi fastidio. Ok, questi qua ce li riprendiamo e direi di andare a lavorare. Ok, staranno sicuramente nella caverna, ma noi non ci interessano. Ok ragazzi, anche in questo video togliamo... No, ok, sì, qua sempre la sfida dei 5 mob da uccidere. Anche se direi di alzare la posta in tutti quelli che vediamo, che sono sempre più di 5. Però almeno c'è un po' di più divertimento, un po' più movimento anche in queste zone, cioè in queste parti di video in cui sono molto più noiose, perché non dobbiamo fare granché. Ok, anche di qua va sempre, va rispalato. Ah, ma qua stanno i mob, mi ero dimenticato. Ok, quindi prendiamo un po' di terra, tipo qui. Sì, dobbiamo farci un po' di impalcatura, un po' di difese direi. Sì, perché qua poi dovremmo poi chiudere, distruggere. Sì, penso sia la parola più esatta, distruggere. Ok, intanto qua chiudiamo una cosa del genere, so che poi lo andrò a riaprire, ma per il momento andiamo a chiudere. Perfetto, stavo salendo perché ci andiamo un secondo a togliere questi alberi. Perfetto, abbiamo la nostra bella ascia? Certo che sì. Ok, si sta già facendo notte, e la cosa mi piace tantissimo quanto è notte. Quando è notte la cosa più bella. Ok, perché? Perché ci sono i mob, che poi scappiamo dagli Enderman, è una cosa a parte, quindi non criticatemi per questo. Raiton, ma tu scappi però dai mob? Non è vero, io non scappo, scappo solo dagli Enderman, almeno per il momento. Ok, intanto altro albero tolto. Andiamo pure a togliere pure questo, già che ci siamo. Pa, pa, pa. Ok, fuori un altro. Andiamo un pochino. Ok, direi che per il momento gli alberelli ce li siamo tolti tutti dalle scatole. Ok, notte si sta facendo, perfetto. Questo qua magari, no, questo qua ce lo togliamo stesso adesso, perché mi sta antipatico, mi sta sulle scatole. Poi naturalmente facciamo fuori tutto sistemato. C'è bisogno di tanto lavoro, tanto tanto lavoro. Ok, qua riandiamo a chiudere, perché naturalmente come stanno le cose possono scalare, scavalcare tutto, anche se alla fine ce li andiamo sempre ad uccidere tutti quanti, quei poverelli. Perfetto ragazzi, si continua, la notte è arrivata e speriamo anche l'arrivo di tanti mob.
Ok, vai, veloce, c'è ancora non tanto, cioè proprio molto molto da spianare non c'è, perché effettivamente il più grande l'abbiamo fatto, l'avete visto, abbiamo lavorato parecchio in quel video di un'ora, ma veramente tantissimo. Adesso dobbiamo fare semplicemente attenzione a tutti i mob che ci attaccheranno alle spalle, perché Raidon King prenderà paura, ma questo è una cosa a parte, sempre a parte. Ok, voi dite che quello ci attacca? Ok, abbiamo detto che li attaccavamo. Ok, fuori uno. Ok. Oh, quanti creeper, attenzione, portiamocelo verso noi perché questo ci fa danni. Ci fanno danni? Ok, magari facciamo spianare un po' tutto. Ok, facciamoli saltare in aria. Salta, salta, salta. No. Ma saltate, saltate, saltate. No, mamma mia, tre creeper, no. Grande, grandissimo. Complimenti al creeper. Complimenti al creeper perché ci ha fatto guadagnare più terra che di quella che ci servisse. E abbiamo un nuovo buco perché qua naturalmente andremo a spianare. Quindi il creeper ci ha fatto un favore. Grazie creeper, ti voglio bene. Naturalmente però per il momento ti paghiamo in nero, va bene? Non abbiamo i soldi per mantenerti e pagare le assicurazioni, quindi ti pagheremo in nero. Ok, intanto andiamo a togliere sempre tutta questa terra che ci ha fatto un po' la palla per tutta quella che abbiamo trovato. Ma dobbiamo comunque toglierla, eliminarla. Ok, ta ta ta. Ok ragazzi, secondo voi come sta avvenendo questo progetto? Ok, scrivete, Raiton si stanno venendo bene, Raiton ci stai mettendo troppo tempo, Raiton ci siamo scocciati di vedere te che progetti queste mura bruttissime. Sì, perché effettivamente ragazzi, parliamoci seriamente, sono brutte, sono brutte. Oh oh oh, attenzione, caverna, caverna. Ciao, 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 ciao. Ok, scusate, mi sto un attimo inceppando con i tasti. Perfetto, abbiamo chiuso il buco. Ok, questo buco non ci piaceva. I buchi vanno chiusi, ragazzi. No, 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 no. Ma ragazzi, prima regola, mai scavare sotto di voi. Però questo non so neanche io dove ho scavato. Creeper, creeper lava, creeper lava. Ok, non mi piace la cosa. Noi ce ne scappiamo in qualche modo. Mamma mia, perché io ho questi buchi sotto casa? Perché ho i buchi sotto casa? Ok, ok, perfetto. Andiamo a chiudere, perché qua ci facciamo male, ragazzi. Qua ci facciamo male, attenzione. Ok, noi cerchiamo di uscire. Perché c'è tutta questa terra sopra di me? Cioè, io devo uscire in qualche modo. Ok, perfetto. Ok, siamo tutti vivi e vegeti? Ok, perfetto, perfetto. Ok ragazzi, un attimo di paura perché siamo caduti, quindi facciamo attenzione effettivamente dove andiamo a mettere i nostri piedi, perché effettivamente ci sono ancora dei buchi sotto di noi, però sappiamo che questa è tutta zona che va coperta, quindi non ce ne stiamo preoccupando molto, ma in verità ce ne dobbiamo occupare tantissimo, ce ne dobbiamo preoccupare. Ok, intanto questo video non so quanto tempo durerà, perché effettivamente parlerò e continuerò a scavare a volontà fin quanto non mi scoccerò. Potrebbe durare addirittura più di un'ora. No, no, più di un'ora no ragazzi, perché effettivamente quel video con la mia connessione ci ho messo circa 7 ore, ragazzi. Sì, avete capito bene, 7 ore, 7 ore. C'è da divertirsi? Forse. Ok, magari buttiamo via la ghiaia e ci prendiamo tutta la terra. Ok, questa è tutta robaccia che va comunque presa. Questa qua sì, mi serve tantissimo, quindi ce la prendiamo in quantità industriali. Ok, oh, fuori piccone, attenzione, è morto un piccone. Ok, ragazzi, continuiamo a scavare allora. Come potete ben vedere c'è tantissimo da scavare. Andiamo a togliere un attimo questa parte, facendo attenzione questa volta a terra. Sappiamo che va coperto, ma comunque abbiamo paura di scavare, eh? Ok, buona parte l'abbiamo tolta. Magari continuiamo con il contorno così. Vai, veloce, veloce. Meno tutto questo qua dritto, dritto. Attenzione, anche qua c'erano vari buchi. C'erano vari buchi anche qua. Facciamo sempre attenzione. Ok, scaviamo anche un po' oltre. Va bene, fino a qua ci sta, ci sta. Poi ce la vediamo dopo per tappare i buchi, perché effettivamente abbiamo ciò che ci serve per tappare questi buconi, bucacci, buconi. Ok, tanto, oh, eccoli qua, ecco quelli che vi dicevo. Ok, magari ce ne scendiamo un attimo giù. Ok, mob non ne vedo. E noi ci andiamo a chiudere intanto il buco. Ok, magari questo qua lo andiamo a eliminare. Pappa. Facciamo così, giusto per evitare di ricadere. Facciamo così, ta ta ta. No, non riesco a metterlo. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, qua sono sicuro che ci rifacciamo male, perché ad esempio togliamo questo e poi cadiamo giù. Ma noi facciamo una cosa del genere adesso. Perfetto ragazzi, direi che possiamo continuare, sempre facendo tantissima attenzione. Come avete potuto ben vedere, si cade facilmente.
Ok, intanto attenzione anche ai rumoracci che escono. Noi dobbiamo sempre scavare il più possibile. Oh, mamma mia, quanto lavoro c'è da fare. Ce n'è tanto. Ma Rayton cosa canti? Che sai schifo. Ok, ragazzi, sì, faccio schifo a cantare. Ragazzi, scrivete Rayton fai schifo a cantare. Sì. Ok, poi se mi scrivete che sono bravo è una cosa a parte. Perfetto, continuiamo. Sì, ho visto finestre di casa mia che naturalmente si sono create delle crepe e non so neanche io come sono uscite. Tipo io parlo e escono le crepe. Delle crepe, sì. Stesso che sono ho una voce bruttissima, ragazzi, ma brutta. Seriamente molto brutta. Tanto come potete ben vedere, con queste belle torce che ho posizionato in zona non mi spawnano più mostri. E naturalmente il gioco è questo una volta che faremo le mura. Ovvero all'interno tante torce, all'esterno, in modo che non spawni a nessun mob. Perché noi non li vogliamo. Tranne qualche curioso scheletro, che naturalmente ce lo portiamo di qua, che veramente già ci ha perso stranamente. Ok, fuori. Intanto vedo un zombie molto curioso che sta per scendere. Vero? Dove sei? Oh, ciao. Attenzione, prendi danni da caduta. Mamma mia, quanto sei stupido. I danni da caduta. Ok, vediamo un po'. Siamo pienissimi perché non riusciamo a prendere nulla. Perfetto. Ok, uno zombie sta arrivando verso di noi, ma noi dobbiamo comunque continuare a lavorare, non possiamo pensarlo. Però aspettate, chiudiamo un attimo il buco qua. Intanto abbiamo bisogno di mangiare. Ok, la spada, eccola qua. Vieni qua, mamma mia. Ci piace sempre giocare con loro, anche se loro... cioè, loro vengono affettuosamente verso di noi, ma non so alla fine quanto piace a loro, perché comunque le ammazziamo. E qua, ok, altro buchetto. Oh, ciao zombie. Ciao. Quanto siamo, ragazzi? Mi sono dimenticato già. Però penso che a 5, vabbè, a parte che ci siamo arrivati, però anche in questo video magari cerchiamo di arrivare un po' più di 5, perché 5 ci siamo resi conto che sono pochi. Però noi stiamo lavorando e quindi dobbiamo lavorare. Non possiamo pensare sempre a giocare. Ragazzi, non si gioca nella vita. Prima il piacere, prima il dovere e poi il piacere. Non prima il piacere, eh. Penso che anche le vostre mamme e i vostri padri abbiano detto la stessa cosa. Prima il piacere e poi il divertimento. O al contrario. Ragazzi, secondo voi, prima il piacere o prima il divertimento? Che differenza c'è tra il piacere e il divertimento? È la stessa cosa. Perché dico le stesse cose? Perché? Ok, scusami. Pala, grazie. Ok. Perfetto, mamma mia, quanto c'è da togliere. Abbiamo eliminato di tutto e di più, ragazzi. Cioè, veramente il bioma è cambiato totalmente da quando siamo arrivati. Cioè, ragazzi, andate a vedere il primo video in cui ci siamo stanziati in zona. Il secondo, non mi ricordo. Comunque penso tipo i primi. E guardate come è cambiato il tutto. Ma veramente tantissimo. Veramente tantissimo. Veramente proprio a livello di dire non ci credo quanto cacchio è cambiato. Ok, ciao Crive. Oh, scusami, ti ho messo un muro in faccia. Vabbè, sono cose che capitano nella vita. Ho visto persone chiudere con la terra le persone. Sì. Ok, dai, siamo a buon punto. Lì c'è un altro alberello, facciamo attenzione sempre che usciranno tantissimi buchi. Però qua il lavoro è minore rispetto alle altre parti, non so se avete visto. A parte che comunque dobbiamo andare a eliminare da dietro un bel po' di roba. Però stavo pensando a una cosa un po' figa. Ragazzi, naturalmente nei commenti andatemi sempre a scrivere un po' cosa volete, le strutture che cercate, perché le facciamo. Questa sarà solo una prima parte. In queste mura ci andiamo a chiudere un po' quello che abbiamo fatto all'inizio, ovvero quell'entrata alla miniera effettivamente. E poi ci andiamo a fare anche un altro paio di cose, ma ho intenzione anche di spostarmi altrove. Cioè, non è che ci concentriamo tutto all'interno di queste mura, ma magari ne facciamo delle altre che raggrupperanno queste qua, ma saranno molto più grandi, perché si devono raccogliere queste. Quindi stiamo parlando molto più di un 63x63. Sì, dammi un'altra pala. Ok, intanto a voi sta piacendo come sta venendo il tutto? Cioè, il lavoro c'è, perché effettivamente stiamo ancora facendo le basi, ovvero spianare. Però effettivamente una volta finito tutto andiamo a far crescere le nostre mura. E saranno fighe, ragazzi, saranno fighe. Guardate quanto stiamo lavorando.
Ok, a terra stavo pensando di mettere comunque le stone slab. Quindi andiamo a fare qualcosa di figo, ragazzi. Figo, figo, figo. Poi all'interno vi dico già che ci sarà una piccola farm di grano, perché al momento abbiamo il grano, perché stupidamente ho consumato le nostre patate per la fame, perché potevamo coltivarle, invece no, mi sono dimenticato. Cioè non ci avevo pensato in quel momento che potevo coltivarle. Stavo pensando, ho fame, però le patate ci servivano. Quindi all'interno ci sarà per il momento una farm di grano. Ok, sì, vabbè, il ferro rimaniamolo per il momento qua. Ci sa, ok, pagnò magari me lo mangio, la pagnotta, perché così posso raccogliere un bel po' di terra. Vediamo, dobbiamo arrivare a uno stack praticamente già raggiunto. Magari ci mangiamo anche la mela, perché, scusa, mela, grazie, perché abbiamo troppa fame. Così posso raccogliere molta più terra, perché ce n'è tantissima ancora da raccogliere. Magari andiamo a chiudere anche qualche buco dopo. E vediamo, c'è ancora molto, c'è molto da lavorare. Andiamo a posare qualcosa, ragazzi. Intanto vediamo anche se è cresciuto qualcosa. Vediamo un po' di esperienza, carne marcia. Sì, ok, tanto qua qualcosa è cresciuto. Perfetto. A noi ci interessa che cresce la roba, ragazzi, perché abbiamo fame, soprattutto adesso che è tutto più arido qui in zona. Qua abbiamo perso la cosa. Va benissimo, quanto abbiamo fatto? 12 di grano. Ottimo, perfetto. Ok, andiamo a ripiantare. Nonostante non ci sia acqua, quella piccola pioggerella ci ha salvato un po' la vita. Qua, guardate, sta diventando ormai tutto arido perché non c'è acqua, quindi non possiamo coltivarci sopra. Vabbè, poi facciamo da capo. Poi stavo pensando, con i nostri bei semini e anche il grano, di attirare un po' di animali selvatici, ovviamente, perché ci sarà molto utile anche carne, perché per il momento siamo dei vegani, ragazzi. Sì, avete capito bene, attualmente siamo vegani. Cioè, nella vita io non sono un vegano, non sono vegan. Per questo quindi dobbiamo fare anche un po' di carne. Ok, grano, ok, perfetto, 4 e 4 pagnotte, le pagnotte ci servono. Ciao mob, ciao, vi voglio bene anche io. Perfetto, ragazzi, c'è ancora molto da lavorare, quindi andiamo a lavorare. Ok, che ci manca? Effettivamente possiamo continuare a tracciare con i nostri mattoni quello che ci serve. Ok, piccone. Ok, abbiamo ancora 64 mattoni di pietra, non ci bastano. Dobbiamo andare a prendere un po' di legna, un po' di lava, scusate, e scendere giù, andare a prendere la lava, portarla su e riempire le cobblestone, trasformarla in stone. Ok, quanto, un po' di buchi qua e qui. Vediamo un po', ne abbiamo ancora 17, dovremmo riuscire ad arrivare a buon punto. Effettivamente ci è rimasto uno stack. Dovrei avere ancora da parte un bel po' di mattoni, se non sbaglio. Oh, attenzione. Vediamo un secondo qua quanto dobbiamo fare. Ok, dovrebbe venire giusto qua, perfetto. Quindi, oh, mi sono finite, perfetto. Andiamo a prendere altri mattoni, perché effettivamente il contorno, il perimetro è stato completato. Poi dobbiamo chiudere un po' con la pietra, con la terra magari, perché ne abbiamo veramente in quantità industriali. Ok, vediamo un pochino, magari però la lava me la vado a prendere un'altra volta, non adesso. Ok, abbiamo qua due mattoni che potrebbero servirci. Oh, eccolo qua, 38, 64. Mi ricordavo che da parte ne avevamo un po'. Qua i secchielli sono vuoti, però abbiamo tantissima cobblestone per fare molti altri mattoni. Ok, quindi ragazzi, è una vera furbata utilizzare la lava al posto del carbone. Quindi mi raccomando, utilizzate la lava, perché la lava è un po' inutile. Possiamo dirlo che è inutile? Certo che possiamo dirlo, possiamo dire tutto. Ok, effettivamente abbiamo spianato il minimo indispensabile. Ok, magari qua con la buona e carissima terra ci andiamo a chiudere questi brutti buchi. Ok, facciamo così. Ok, quindi evitiamo anche di cadere il più possibile chiudendo in questo modo. Ok, mettiamo anche un po' casaccio. Ok, perfetto. Poi naturalmente i buchi saranno sempre presenti, non è che me li vado a chiudere poi così tutti. Qua va alzato. Sì, perché ragazzi, vi ricordo che alla fine va comunque, cioè questo qua è la base del pavimento. Cioè noi stiamo scavando, ma qua effettivamente va un pavimento, quindi semplicemente per essere un po' più comodi. Ok, dai, andiamo a togliere quest'altro poco di, come si chiama? Dirt, terra.
e poi in futuro andare a mettere, cioè copriremo i buchi d'acqua. È vero, dobbiamo chiudere un po' i buchi d'acqua. C'è ancora una pala? Avete visto le pale come fanno una brutta fine in mano a noi? Ok, adesso un lavoraccio più lavoraccio. Ok, tanto eliminiamo un po' questa roba perché ci dà fastidio. Ok, prendiamo la dirt e andiamo a chiudere i buchi. Ok, ci serve almeno fino a qua. Qua andiamo a chiudere la base perché per il momento non ci serve questa roba. Ok, dai, chiudiamo, 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 ragazzi, anche all'interno. Dobbiamo chiudere tutta l'acqua, tutta quanta. Perché naturalmente qua dobbiamo fare la base della nostra struttura, mezza acqua, mezza altro. Poi magari ci facciamo, forse all'interno, perché effettivamente lo spazio non è poi così tanto, ci facciamo anche una zona pesca, perché effettivamente possiamo mangiare anche carne di pesce. Sì, 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 carne di pesce che alla fine è pesce, però possiamo chiamarla anche carne di pesce, vero? Carne cruda di pesce o carne cotta di pesce, quella che vi piace di più ovviamente. Ok, va chiuso anche di qua, quindi evitiamo anche di sbagliare in quello che facciamo. All'interno, come potete ben vedere, in questo piccolo specchio d'acqua che non ho ancora chiuso, abbiamo intrappolato un paio di polipi che effettivamente da quella parte possono uscire dall'altra parte. Però mi pare anche lì ho chiuso, quindi non potrebbero uscire. Ok, mi dispiace ragazzi, mi dispiace, effettivamente siete stati voi a farvi, che vi siete fatti bloccare, mi dispiace. Ok, magari poi facciamo anche qualcosa sottomarino, perché no? Dei portali, no portali, scusate, come si dice, vediamo un po', dei tunnel sottomarini, perché no? Che magari ci portano da qualche altra parte, magari tutto in vetro, perché no, delle strutture sottomarine. C'è tanto da fare e io quando ho bisogno della terra non ce l'ho mai, mamma mia. Cioè io voglio della terra e quando la voglio non ce l'ho. E poi in verità ne abbiamo in quantità straindustriali, perché basta che andiamo qua, facciamo così, abbiamo 3 stack. Mamma mia, mamma mia. C'è tanto da lavorare però, eh? Avete visto? C'è veramente tantissimo da lavorare, tantissimo. Intanto questo piccolo quadrato poi magari non so se lo chiudiamo adesso, ma va chiuso comunque. Ok, vediamo anche, sicuramente anche da quella parte va chiuso, perché effettivamente non abbiamo chiuso tutto. Ok, intanto abbiamo intrappolato anche un po' di argilla, che effettivamente mi serve. L'argillona. Ok, vediamo un pochino. C'è tanto da lavorare. Ragazzi, vi ricordo, se vi sta piacendo la serie, un bel like. Non fate i tirchi, ragazzi, non costa nulla mettere un bel mi piace. Soprattutto a Retron King, che vi supporta con tanti video, anche se in questo periodo ammetto di farne pochi. Ma ho la maturità, ragazzi. La conoscete la maturità? Sono quegli esami che Raiton King odia. Cioè effettivamente ne è uno solo, ma io lo odio lo stesso, perché è uno solo, ma è uno che mi accompagnerà per tutta la vita. Intanto prima che muoiamo, ecco qua, perfetto. Adesso non so come salire, quindi facciamo così e hola. Perfetto, questo qua per il momento non mi serve, quindi lo andiamo a eliminare. E la struttura ce la facciamo tutta dall'interno. Ok, vai vai, veloce veloce. Oh, troppo veloce, troppo veloce. Ok, vai. Anche sott'acqua sappiamo lavorare, ragazzi. Anche sott'acqua. Ok, penso che siamo arrivati a un limite. Sì. È un pochino. Sì, 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 sì. Perfetto, perfetto. Adesso dobbiamo chiudere semplicemente dall'interno. Che è abbastanza. Ciao maialino! Ok. Faremo. Vuoi fare famiglia? Maialino, vuoi fare famiglia? Ti faccio fare famiglia se vuoi. Ma veramente una bella famigliola. La vuoi la bella famigliola? Sì. Ok, se troviamo altri maialini ti faccio accoppiare con una bella maialina, non ti preoccupare. Ragazzi, non pensate alle cose zozze. Una bella maialina è la femmina del maialino. Quindi, scusate, il maialino si accoppia con la maialina e fa una maialina o maialino, ovvio. Perfetto. C'è tanto da chiudere. Poi vedete che alla fine questi 3 stack neanche mi sono bastati. E io ne ho presi solo 3, perché io sono tirchio, ragazzi. Non voglio consumare la terra che non mi serve. Però ragazzi, se facciamo tanta terra, ma ne facciamo veramente tantissima, io ho un bel progetto in mente. Però lo facciamo molto, molto, molto più in là. Non ancora adesso, molto più in là. Perché è una cosa figa. Però effettivamente mi serve tanto di tutto. Quindi molto più in là lo faremo. Ok ragazzi, io direi di completare giusto il perimetro e poi ce l'andiamo a innalzare nel prossimo video.
Ok, tiriamoci la fine del contorno delle nostre mura. Ragazzi, sta prendendo forma, come potete ben vedere. Sta prendendo tantissima forma. Poi magari mi dite come le volete un po' arricchire a livello di estetica le nostre mura. Sì, perché ragazzi, dovete decidere voi effettivamente come farle. Effettivamente io ho detto a terra voglio metterci le stone slab all'interno. Però se a voi non vi piacciono le stone slab... Oh mamma mia! Oh, attenzione, attenzione, chi ti ha detto di attaccarmi? Non mi devi attaccare quando sto lavorando. Quando si parla con una persona non si disturba mai, perché potrebbe arrabbiarsi quella singola persona. Ok, vediamo, finiamo un attimo a mettere questi contorni. Creeper! Mamma mia, bastardo creeper, bastardo. Cioè io non sono, cioè sto lavorando per loro anche, perché naturalmente sto facendo casa per loro. Vengono anche a darmi fastidio. Cioè, che scostumati. Ok, abbiamo finito anche la terra. Cioè, io sto pieno di terra e non ho la terra. Perfetto, ottimo. Complimenti a Raytheon King. Ok, scendiamo, andiamo a prendere un altro po' di terra. Ok, prendiamoci un po' di stack. Zombie, niente in mente, non entrate. Andiamo a mangiare anche un po' di pagnotte, perché abbiamo troppa fame. Ok, riusciamo. E vabbè, andiamo un'altra volta a ricoprire tutto. Bastardi creeper, bastardi, bastardi. Perché mi fanno questi buchi? Cioè, esplodete dove io ho bisogno di scavare. Ok, ciao, come stai? Io devo chiudere un video, gentilmente. Se mi fai lavorare, grazie. Te perché non mi attacchi? Cioè, mi attacchi proprio quando vuoi darmi fastidio. Scusa un secondo, fammi chiudere un attimo i buchi. Non attaccare ancora, non attaccare ancora. Ti picchio con... Cioè io con la terra ti picchio, con i dirt. Guarda come sei sporco di terra. Oh, quanti colpi mi servono? Attenzione, mamma mia, in hard siete molto più forti. Ok, ottimo. Praticamente non gli ho fatto nulla con quei colpi. Perfetto, perfetto. Cercate di non darmi più fastidio. No, mo pure il tizio viene qua. Ho altra... Sì, ho altri 40 mattoni. Perfetto, chiudiamo il primo. Perfetto ragazzi, abbiamo chiuso il contorno finalmente. Ok, quindi ragazzi, nel prossimo video, prima cosa, questo qua magari me lo chiudo da solo. Cioè, aprirò direttamente il video prossimo dove avrò completato di chiudere questo. E nel prossimo video iniziamo a innalzare le mura. Cosa ne dite? Penso che questo video sia durato sulla mezz'oretta comunque. Penso che un video di una mezz'oretta vi piacciono, vero? Mezz'oretta, quello di un'ora vi è piaciuto ragazzi? Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Anche se vi è piaciuto quello precedente. Sì, perché ho visto che effettivamente il video di un'ora ha ricevuto tantissimi mi piace. E se ne volete altri, a parte gli iscritti, mettete un bel mi piace e scrivetelo in un commento. Questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Arrivederci!